L'annuncio è di quelli importanti. Entro il 2023 DS produrrà solo vetture totalmente elettriche. Ed è stata l'occasione questa per provare nuovamente la DS3 Crossback E-Tense, la vettura completamente elettrica del brand premium francese. Ma prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al nostro canale di YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. Ora tocca a lei, nuova DS3 Crossback E-Tense. La DS3 Crossback, la piccola SUV premium di casa Stellantis, l'abbiamo già provata in numerose occasioni e con diverse motorizzazioni. Ma è indubbio che la versione maggiormente che si lega alla filosofia di questa vettura è l'elettrica E-Tense. La linea la conosciamo già, con quella vena originale ed irriverente che la rende unica nel panorama automobilistico. Il frontale si distingue da tutte le altre competitors in quanto sa interpretare, a modo suo, il family feeling di DS, ma senza sembrare assolutamente una versione in miniatura della DS7 oppure della neonata DS9. Apprezzabili proiettori con tecnologia a matrice attiva DS Matrix LED Vision. Infatti è una delle poche nel segmento ad adottare questa tecnologia. Fanali che contornano l'imponente calandra che in questo caso non serve a raffreddare il motore, ma il pacco batteria. La fiancata è un tripudio di linee che spesso sembrano non avere un tema conduttore, ma che rendono la DS3 Crossback sinuosa ma in alcuni tratti fin troppo massiccia. Molto belli i cerchi specifici da 18 pollici nel nostro esemplare neri lucido. Unico richiamo alla versione 3 porte non più in produzione è la piccola pinna che si scaglia sul montante B. Nulla di nuovo per quanto riguarda le misure, che restano invariate, con la lunghezza di 412 cm, 153 in altezza ed un passo di 256 cm. Quest'ultimo dato la dice lunga sulla tensione progettuale, mirata ad offrire una buona abitabilità con spazi esterni da utilitaria. Anche il volume posteriore denota una certa originalità e grinta, partendo dai sottili gruppi ottici a LED e la buona capacità del baule, che offre 350 litri che possono aumentare fino a 1050, abbattendo gli schienali suddivisi su 40 e 60. Peccato però che manchi un comando elettroattuato. Non mi soffermerò troppo sull'abitabilità, visto che ne abbiamo parlato ampiamente durante le altre prove su strada che abbiamo realizzato a Show Car, ma va detto che dietro possono viaggiare comodamente due persone adulte, anche se lo spazio in altezza penalizza gli occupanti più alti di 1,80 m, mentre per quello centrale serve un poco di contorsionismo, a meno che non siate super small. Posto guida comodo ed ergonomico, rifinito con cura e con materiali ricercati. Qua emerge la filosofia di DS, offrire un prodotto premium che rispecchia la cura sartoriale francese. Operazione dunque riuscita. Ma è nella plancia che ci si è spinti forse un poco oltre l'originalità. Infatti la console centrale, in tema romboidale, confonde un poco e molti tasti necessitano di un poco di abitudine. Ma non manca davvero nulla, a partire dallo schermo da 10 pollici touch del sistema di connettività, che nel nostro esemplare fornisce tutte le informazioni inerenti al funzionamento elettrico, a partire dai flussi, l'autonomia, i punti di ricarica e la programmazione. Oltre alla connessione con Apple CarPlay e Android Auto, però ancora a cavo. Mentre il piccolo display del quadro strumenti fornisce una serie di informazioni, ma anche delle personalizzazioni che possono variare in base ai settaggi del motore. E dopo una veloce carrellata sugli interni e sugli esterni della nostra DS3 Crossback, che abbiamo già conosciuto in diverse prove, concentriamoci sul motore, ovvero il motore elettrico, che è lo stesso che troviamo sia su Corsa E che su 208E. Infatti, con le altre utilitarie di Stellantis, la nostra DS3 condivide il pianale ECMP, che sta appunto per elettrico. Un pianale che consente di alloggiare la batteria da 50 kW sotto l'abitacolo. Questo dettaglio consente di abbassare il baricentro a tutto vantaggio della stabilità. Una vettura che offre un comfort acustico unico, chiaramente parliamo di una vettura elettrica, ma il dato si esalta ulteriormente grazie alla cura costruttiva con cui è stata realizzata questa DS3. Infatti in autostrada ad alte velocità si sente leggermente un fruscio aerodinamico proveniente dagli specchietti retrovisori e il rotolamento degli pneumatici. La guida è molto gradevole con una seduta dominante, infatti l'altezza da terra è di 17 cm.
Un plauso invece va alle sospensioni tarate in maniera eccellente per aumentare ulteriormente il comfort. Infatti, nonostante le coperture da 18 pollici con spalla ridotta, queste lavorano davvero molto bene grazie all'ottima geometria delle sospensioni e gli ammortizzatori votati al comfort, che assorbono con efficacia ogni fondo e attenuando il rollio. Molto buono anche lo sterzo progressivo e che ben si lega alla propulsione elettrica. La spinta del propulsore, che raggiunge 100 kW, l'equivalente di 136 cavalli, è notevole grazie ad una coppia di 260 Nm, che come su tutte le elettriche si sviluppa da subito. Infatti i dati parlano chiaro, con un'accelerazione da 0 a 50 in solo 3,3 secondi. La potenza è regolabile attraverso le modalità di guida, infatti i 136 cavalli di punta sono raggiungibili solo in modalità sport, mentre i cavalli scendono a 100 in comfort e 80 in eco. Ma la modalità eco agisce anche su alcune funzioni, come ad esempio il clima. La velocità è autolimitata a 150 km all'ora, ma è giusto per evitare di stressare le batterie ed avere un'autonomia inaccettabile. Pertanto, con una guida consapevole, i dati sono confortanti. Infatti la casa dichiara un'autonomia di 320 km nel ciclo WLTP, con un consumo di 177 kWh per 100 km. Ma il dato è molto soggettivo e soggetto a numerose variabili, come ad esempio anche la temperatura esterna. Ma è anche possibile agire per aumentare il valore rigenerativo, non solo con la frenata e rilascio, ma anche selezionando la modalità D, che consente di aumentare il freno motore e di conseguenza aumentare sensibilmente la rigenerazione. Ma se non vi basta, esiste anche la modalità B, azionabile grazie al joystick ad impulsi. In questo caso, rilasciando l'acceleratore, la vettura rallenta sensibilmente, in pratica un effetto molto vicino al one pedal feeling. La ricarica è interessante su questa vettura, infatti con una smart worker trifase si può ottenere il 100% in 5 ore, mentre con la monofase il tempo aumenta a 8 ore. Se invece avete la possibilità di recarvi una colonnina a ricarica veloce a 100 kW, in solo 30 minuti potete avere l'80% di ricarica. In chiusura, DS si contraddistingue anche per una forte attenzione agli ADAS, ma purtroppo molti sono disponibili solamente a richiesta. Infatti di serie troviamo il freno automatico di emergenza e per avere una dotazione completa bisogna aggiungere il DS Safety Pack a 300 €, dunque molto consigliato. Dunque DS3 Crossback E-Tense, una vettura che mi piace da subito, devo dire la verità, per le finiture, per come si guida, ma anche per il fatto stesso che sia un'elettrica. E le dimensioni che l'aiutano a cavarsela con estrema disinvoltura anche nel traffico cittadino. Una vettura che vi consente anche di fare lunghe percorrenze in piena comodità, a meno che, come avete visto nel corso della prova, non siate 5 persone full size e dietro effettivamente potreste avere qualche problema. La gamma di DS3 Crossback E-Tense si divide in due linee, quelle lussuose che partono dalla So Chic a 40.200 € fino alla Grand Chic a 43.700 €. Invece, se preferite lo sport, potete scegliere tra la Performance Line a 40.700 € oppure la Performance Line Plus a 44.200 €. Ma per tutti gli approfondimenti vi rimando al nostro nuovo sito www.shocarnews.it. C'è anche la possibilità di entrare in contatto con noi attraverso il nostro numero di SMS o WhatsApp e seguirci anche attraverso i nostri profili social, Instagram, Facebook e TikTok. E se il video vi è piaciuto, la recensione vi è interessato, mettete anche un bel like e non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale di YouTube e azionare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri ultimi contenuti. E con questo è tutto, alla prossima!